Allora, buongiorno. Buongiorno. Oggi è 4, quindi è la data presunta di parto. Esatto. E sono le 8:40. Provost gentilmente mi sta accompagnando al lavoro perché entrambi abbiamo, ecco, Opla. perché non riesco a camminare. Perché entrambi comunque seriamente abbiamo la speranza che da un momento all'altro io mi pieghi dai dolori e corra in ospedale per far nascere la nostra bimba, ma in realtà la nostra bimba mi sa che non vuole Non vuole uscire. collaborare, esatto. Io sono già pronta, tutto pronto, come vi ho già detto in un vlog, ma lei non è pronta. Comunque vi aggiorneremo sulla giornata di oggi e quelle a seguire, perché se non Ogni giorno è è una speranza, esatto. e se non dovesse succedere, comunque mi hanno già Domenica. detto che domenica ho il ricovero prenotato e vedranno in un modo o nell'altro di farci conoscere Auri. Quindi, tra l'altro, capita pure a fagiolo perché la domenica non lavoro. Allora, questo è l'aggiornamento delle 7:30, che in pratica, vabbè, sto avendo delle piccole perdite. E non di sangue, No, no, di no. liquido, quindi andiamo a fare un attimo un controllo, visto che vengo anche da abbastanza contrazioni e dolori nel basso ventre, giusto per stare un po' tranquilli e per monitorare la situazione, perché ovviamente la bambina non può stare senza liquido amniotico, quindi siccome queste perdite credo siano quello, andiamo un attimo a vedere, anche perché insomma stavo abbastanza dolorante, diciamo così, quindi niente, siamo arrivati nei pressi dell'ospedale e non abbiamo ancora aggiornato nessuno, perché ho l'ansia, si può dire? Eh Sì, si sì. può dire. Ho l'ansia perché soprattutto non voglio stare da sola, io odio in generale gli ospedali, però cioè se era per me infatti non ci andavo, però penso a lei che deve stare bene, per cui quello mi sta dando la forza di andare, e lui, perché lui sta più in ansia di me. Non pare vero, io vedevo tanto i vlog, ho visto tanti vlog dei parti e dei racconti dove Dai, descrivevano tranquillo. il marito che era agitato, e praticamente siamo nella stessa No, io situazione. sono abbastanza tranquillo, ho detto andiamo in ospedale perché ho, Sì, cioè, diciamo che appena vedo un dolore però si agita, vabbè, ecco. perché Vabbè, è una cosa bella, così. mica una cosa brutta, mamma mia. Vedete che devo stare attenta pure quando parlo. Ebbene sì, sono le 19:45 del 4 agosto 2021, io mi trovo qui fuori dal pronto soccorso ostetrico perché siamo venuti visto che lei aveva un po' di doloretti e crediamo anche la rottura delle acque, anche se inizialmente cioè, si stava perdendo poco liquido in realtà, però abbiamo deciso di venire al pronto soccorso e l'ostetrica gli ha detto che abbiamo fatto benissimo, adesso gli faranno una visita. Io sono qui fuori che sto consumando l'asfalto, diciamo, anche se in realtà è entrata da 10 minuti. Io non so quanto tempo devo aspettare, scusate se sono sconvolto. E niente, non vedo l'ora di poter entrare in realtà, perché stare qua fuori è un inferno. Però so che dovrò aspettare, quindi niente, pazienza. Sono qua fuori che passeggio e appena mi faranno entrare da quella porticina correrò da Ele, speriamo anche durante il travaglio e non solo in sala parto, non so, io ho tutti i tamponi, Green Pass, tutto al seguito, quindi vediamo un attimo come vanno le cose. Nel frattempo mi toccherà consumare l'asfalto. Dai, vi aggiorno più tardi. Guardate con chi sto. È arrivata l'ora. Siamo appena entrati, mi hanno fatto anche il tampone a me e penso che è arrivata l'ora, stiamo per salire nella stanza grigia. Così. Se riesco vi aggiorno, dai. A me e Claudio ci hanno divisi. Sto aspettando su un lettino l'esito del tampone, mi hanno già messo in stanza. E sono sola chiaramente dalle altre donne, perché quelle hanno già il tampone e io no. Sono un po' agitata. Ho il parto aperto di 4 centimetri, ma nessuna contrazione, quindi non so cosa mi succederà se mi ricoverano. Avevo capito di sì, poi mi hanno detto se stai bene puoi tornare a casa, va a sapere, non lo so, vi aggiorno. Allora, aggiornamento delle 23 e 25. Io sono fuori in macchina, come vedete, perché Ele è in reparto e io non posso entrare fino a quando non comincia il travaglio, che non è ancora cominciato. Anche se ha un parto aperto di 4 centimetri, ancora non è nella fase del travaglio, quindi io devo aspettare qui, perché ovviamente il reparto non posso entrare.
e adesso gli stanno facendo i prelievi, le analisi, insomma quello che deve fare. E io sto aspettando ancora il risultato del tampone, niente, quindi devo aspettare che cominci questo travaglio per poter salire da lì. Per adesso sei in stanza, si è cambiata, dopo i prelievi gli daranno qualcosa da sgranocchiare, poverina, quindi aspettiamo, vedo se riesco a aggiornarvi più tardi. Allora ragazzi, scusate se ieri sono sparito, ma hanno ricoverato Ele in stanza da ieri, hanno fatto i monitoraggi, l'hanno tenuta sotto controllo, sta bene lei, sta bene la bimba, ma ancora non sono cominciate le contrazioni da travaglio, quindi io non sono potuto entrare perché potrò entrare solo durante il travaglio. Ho aspettato qui fino alle 2, 2 e mezza, e poi gli hanno detto a lei di dormire, quindi anch'io sono andato a casa. Adesso sono ritornato qui perché credo che stamattina gli hanno accennato che gli daranno un aiutino per far cominciare, insomma, il travaglio e quindi avviare il parto. E io sono molto in ansia perché Ele poi mi manda un messaggio ogni tanto, ovviamente sta facendo le visite e tutto, non può stare col cellulare. E comunque niente, io ieri ho fatto il tampone molecolare e già hanno già il risultato negativo, quindi potrò entrare appena comincia il travaglio. Sto col telefono in mano aspettando che mi dica: amore, puoi entrare. Sono ritornato qui in ospedale, ovviamente aspettiamo con pazienza. Allora dovremmo quasi esserci perché Ele è dilatata ancora, è strano che non ha ancora tantissime contrazioni, ma è arrivata una dilatazione importante, 5,5 cm, quindi gli stanno facendo un altro monitoraggio per poi portarla in sala a travaglio, dove potrò salire anch'io. Sto per entrare. Mamma mia, quanto è carina questa patatina. Allora ragazzi, mi hanno messo finalmente in reparto, sono le 6, ho partorito, ci sono le foto del parto e tutto. È stata dura, penso che farò un video dove vi racconto com'è andata, perché è stato un parto un po' particolare, anche le ostetriche non avevano, tra virgolette, mai visto una cosa così. E niente, adesso sono un po' stanca, sono le 6:30, io mi sono già alzata, mi hanno fatto i doppi controlli per vedere se stava tutto bene, sta tutto a posto, e niente, mi hanno già portato la cena, sto aspettando che la bimba si sveglia perché sta dormendo, non ne vuole sapere di svegliarsi. Claudio è tornato, sono facendo con mia sorella. Appena si sveglia me la portano per allattarla, sarà la prima volta, quindi non so neanche come si fa. Lì c'è una brochure, ma adesso sono stata un po' in piedi e avevo un po' di giramenti, mi sono rimessa a letto. Ho tutto il trucco sfatto perché immaginate, io ero andata in ospedale così perché pensavo che avevo un po' di umidità, quindi si fosse rotto il sacco, invece il sacco stava benissimo. E niente, mo c'è la cena là, non so che cena è. Ecco qua, la dieta è ipocalorica. Mi hanno dato riso e piselli, hamburger ai ferri, zucchine all'olio, frutta fresca, pane, acqua e una bustina di grano. In questi casi la fame aiuta sempre, questo è il riso. Buongiorno, secondo giorno di degenza, sto facendo colazione. Mi hanno portato la bimba e anche il cambio sporco e oggi sarà tutto il giorno con me, quindi facciamo questa prova, vediamo come va. E adesso sto andando, cioè finisco di fare colazione, lei dorme, io vado all'anagrafe a registrarla, sta venendo anche Claudio, e adesso vi faccio vedere il cambietto che poi è sporco, pulito. È stata bravissima, vedete, non ha sporcato nulla la piccoletta. L'amore mio fa i ninni. Guardate con chi sto. Ci siamo finalmente riuniti. Come vi avevo detto, dovevamo fare il certificato di nascita sia per la bimba, perché vabbè, esatto, serve il codice fiscale e tutto, ma soprattutto per la dimissione, perché voglio tornare a casa. Domani mattina, e ci vediamo mattina. Abbiamo avuto una frontiera anche con questa cosa. Vabbè. Hanno sbagliato la data. No, la data della piccola, ma la data in cui noi siamo andati a fare. Esatto, diciamo, infatti, giustamente. I dati nostri noi li abbiamo controllati, non ci ho pensato a guardare la data di oggi, ma la signora poveraccia ha avuto in questi giorni, sono di 20-40 persone. Quindi ha avuto da lavorare. Guardate quanto è bello. C'era un po' di gente, poveraccia, ha dovuto fare tipo 20.000 certificati in due giorni. E quindi ha sbagliato una data, vabbè. E ora l'abbiamo corretta e noi la porto al nido. Oggi pomeriggio vengo a visitare sia lei che la bimba, ci vedrà in mia stanza.
Allora, sono le 2 e io sto per andare a pranzo. Finalmente ho fatto addormentare la pulcetta. Ve la faccio vedere. Guardate patatins come dorme. Patatino. Il pranzo di oggi è pasta e ceci, nasello in umido e melanzane. E ecco qui, finalmente è arrivato Zottino. Questa è la sua prima visita e domani usciamo. E finalmente la rivede dopo il parto. Ha fatto anche il primo cambio di pannolino. Si è rimandato a settembre. No, era la prima volta. Però c'ha gli occhietti lucidi. Finalmente ultimo giorno in ospedale. Non perché non siano bravi, ma perché ho bisogno proprio di stare a casa. Oggi mi sono lavata, capelli, tutto, e depilata laddove serviva. Ho fatto la visita e tutto bene, insomma, ho espulso tutto per il meglio, non ho nulla, quindi mi hanno già fatto il foglio delle dimissioni. Io teoricamente potrei uscire, ma ovviamente c'è un tesorins che deve fare la visita dal pediatra alle 3 e quindi finché il pediatra non mi dirà cosa, come, quando, poi la dimettono chiaramente, però la fanno a 48 ore dal parto. E poi finalmente possiamo andare a casa e non vedo l'ora. Comunque ieri gli hanno controllato l'udito, sta tutto a posto, lei sta bene. Semplicemente mi devono dire gruppo sanguigno, peso, credo poi mi debbano indirizzare su un pediatra, non lo so, non ne ho idea, è la prima. E basta, la visita è stata dolorosissima a me che mi hanno fatto per controllare i punti, l'utero, eccetera, eccetera, però almeno so che l'ultima cosa che ho dovuto affrontare. Poi magari se volete vi parlerò meglio di questa cosa e anche dell'allattamento, perché io credevo fosse molto diverso, soprattutto sentendo le persone entusiaste che ne parlassero. Invece per me è stato un po' così, cioè non che non stia allattando al seno, perché allatto al seno, però ecco, non è stato inizialmente proprio la cosa più bella del mondo. Cioè lei è attaccata sì, però in generale diciamo sono un po' rimasta così. Però è una mia esperienza ovviamente, cioè se per voi è stata la cosa più bella sono contenta. E questa notte non ho dormito, infatti si può vedere, perché in pratica la bambina ha dormito tutto il tempo vicino a me nel letto, con il lettino che faceva tipo da barriera, così almeno mi hanno detto di fare le pediatre del nido e le ostetriche. Però col fatto che dormiva ero preoccupata, tipo che non respirasse bene, ogni tanto faceva dei versetti, quindi avevo paura che si stava strozzando oppure che tipo si spostava, non lo so. Quindi io stavo lì e l'ho controllata tutta la notte, quindi sono un po' stanca, non vedo l'ora di tornare a casa sinceramente. E basta, questa è la mia esperienza del parto. Non so se farò altre riprese, magari del pranzo. Ieri ho risparmiato la cena, poi arriva una certa che veramente stare al telefono non ce la faccio. Però comunque mi tenete compagnia, perché io non ho nulla da fare qui e vorrei dormire, ma non ci riesco, perché di giorno è impossibile per me veramente, perché c'è troppa luce in questa stanza. Purtroppo la mia compagna non parla molto bene italiano, quindi non è che c'è questo grande dialogo, ogni tanto ci scambiamo qualche parola, però poi poverina è stata traumatizzata, lei ha fatto una cosa peggio che, cioè insomma peggio, sul cavoli suoi, quindi non è che ve li dico, però nel senso comunque poveraccia, cioè vi dico solo questo. E niente, questo è quanto, magari ci aggiorniamo un pochino dopo. Anzi, scusatemi, volevo chiedervi, voi invece la prima notte come avete reagito? Avete dormito anche voi? Controllavate i vostri pupi? Fatemi sapere, perché sono molto molto curiosa. E anche se la pancia vi si è sgonfiata, dopo quanto? Perché la mia la vedo più sgonfia, però è sempre molto gonfia. Ultimo pranzo, riso in brodo con sto caldo, petto di pollo e spinaci e il fruttino. E qua c'è la bozzola che dovrebbe mangiare, ma dorme e si sveglierà appena io mangerò. Allora, sono ancora trambata, mi sono truccata finalmente fuori perché non ce la facevo più. E guardate, c'è anche Zottino che sta sistemando pupi. Raga, scusate, vi volevo far salutare, ma Zottino gliela fa mettere in macchina.
Ciao pupi, finalmente si torna a casa. Spero che questo video un po' così, fatto random, un po' di me, un po' di Claudio, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se avete domande sul parto o qualsiasi altra cosa, sull'allattamento, che così farò il video. E ci vediamo in un altro vlog. E benvenuta Auri, che ormai gli ho dato 3000 soprannomi. Saluta papi. Ciao. E come ci si sente? Beh, è emozionante portarti a casa. Adesso mi dispiace solo che in macchina fa caldo e ho paura che la piccolina sudi. No, per lei il caldo è meglio del freddo, dai. Andiamo a casa. Guardate la mia posizione rettile.